Buongiorno a tutti voi, bentornati sul mio canale, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Oggi finiamo la trilogia delle nuove testine in test, scusate il gioco di parole. Vi parlo della testina Uragano di Bazar Giusto. Allora, Bazar Giusto è un rivenditore italiano. Io ho collaborato molto con Bazar Giusto, lo conosco quindi da un paio di anni e pur avendo in catalogo testine di una certa qualità, a un certo punto, qualche mese fa, ha pensato di realizzare una testina marchiata con il nome della propria azienda ed è nata quindi la Uragano. Eccola qui. Riconoscerete sicuramente il simbolo dell'azienda e questo però è una furbata tecnica perché ci viene comodo anche per quanto riguarda l'uscita tangente del filo. Eccolo qui, vedete il filo, breve excursus, poi ve ne parlo meglio dopo nel dettaglio. Il filo ha un'uscita tangente mentre gira la testina, tutto ciò che tocca, vedete, quando tocca un ostacolo il filo si piega e quindi si consuma di meno e dura molto di più. Mi è piaciuta molto questa come furbata tecnica e quindi ne volevo parlare subito. Dai, ve ne parlo nel dettaglio dopo la sigla e poi andiamo a provare nel campo. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti. Allora, è un pezzo unico, è realizzato in alluminio, 11 cm di diametro. La pesiamo, ora ve la peso comprensiva di filo, quindi dobbiamo togliere poi qualche grammo, 360 grammi, quindi peserà un 330 grammi più o meno. Monta fili da 3 a 4,5 di qualunque tipo di sezione. In questo caso mi è arrivata col filo da 4 mm elicoidale e della stessa famiglia dello Stratus. Questo io ho la matassa da 3 mm, quindi una volta finito questo metterò il mio. È una testina per lavori pesanti, è una testina che richiede una certa potenza, un decesfogliatore da 35 cc in su. Può essere utilizzata con fili da 2 a 6 spezzoni, quindi 2, 4, 6. Ovviamente variando la posizione per tenerla bilanciata, è realizzata completamente a macchina a controllo numerico, quindi è stata bilanciata di fabbrica, non dovrebbe dare vibrazioni alla macchina, alla testina, quindi poi lo proveremo e vi dirò le mie sensazioni, insomma. Vi dicevo, all'uscita tangente del filo, questo permette di lavorare più a lungo con lo stesso filo. È una testina universale, il diametro interno del foro è di 25,4 mm, quindi si può utilizzare su qualunque tipo di decesfogliatore. Bene, detto questo, lo andiamo a provare. Vi faccio soltanto vedere la messa in posa del filo, è di una semplicità, si portano i ricambi dietro quando si lavora nel campo e poi si inseriscono all'interno di questi piolini e si esce. Il filo è lungo in questo caso, ovviamente anche questo è un parametro che dovete valutare voi, 34-35 cm, quindi sono due spezzoni da circa 17 cm. Se vedete che la macchina sforza, pur avendo pochi fili, o eliminate i fili oppure accorciate ovviamente la lunghezza di taglio. Più il filo è corto e meno la macchina sforza, ovviamente si taglia leggermente di meno. Lo andiamo a provare nel campo, lo montiamo sul Fuchstek da 3 cavalli, quello che ho io, l'ho spalleggiato, vi lascio qui il link se volete della recensione. È un decespugliatore insomma hobbistico, però fa il suo dovere e soprattutto mi fornisce sulla carta 3 cavalli. Dai, andiamo a provarlo sul campo. Eccoci qua, siamo nel campo, ho cambiato divisa perché ho bisogno delle maniche lunghe. Erba mi dà fastidio. Allora la proverò nella configurazione con cui mi è arrivata qui, ovvero 3 fili, 6 spezzoni, quindi sono fili da 4 elicoidali. Il filo, come vi dicevo, è di ottima qualità, avevo provato l'altro da 3 e questo da 4. La potenza in gioco è notevole, in questo caso 3 cavalli, vedo un po' come si comporta e cominciamo a tagliare questa erbaccia brutta, facendo attenzione a non tagliare anche gli alberi da frutto. Quindi mi tengo un po' lontano dagli alberi, sono molto piccoli, quindi è facile tagliarli. Cominciamo qui con l'erba secca, poi man mano ci spostiamo su qualcosa di un pochino più coriaceo, più duro, e poi arriviamo alle canne. Dai, sarà un bel test.
Allora mi fermerei qui col test perché non ho altro da mostrarvi, nel senso che questo lavoro qui avrei dovuto farlo col macinone, poi una cosa e l'altra, come sempre, non sono riuscito a farlo. Allora ho provato questa testina, di fatto posso evitare di utilizzare il macinone. Quindi ho trovato un valido sostituto al macinone, che è un disco eccezionale, però è un disco. Questa col filo, come vi ho scritto sovraimpressione, a un certo punto ho dovuto cambiare perché sforzava molto con tre fili, quindi 6 spezzoni. Ho messo 2 fili, ovvero 4 spezzoni, e qui il mio decespugliatore ha dato il massimo. Quindi guardate, qui avevo rovi, rami, tralicci, veramente avevo di tutto. L'ho utilizzato dall'alto in basso come il macinone, veramente una bella testina. Bene, torniamo al banco, mi do una sistemata, torno con la divisa da un orso in campagna e tiriamo le somme. Allora, la volevo smontare dal decespugliatore perché ve ne volevo parlare mentre ce l'avevo in mano per farvela vedere, ma ho deciso di lasciarla su montata perché devo finire quel lavoro. Mi sono trovato così bene con questa testina per quel lavoro lì che non monto più il macinone. Quindi un plauso al produttore, è veramente una buona testina per il lavoro che devo fare io. Mi sono trovato discretamente bene con 3 fili, ovvero 6 spezzoni. Mi sono trovato meglio con 4 fili. Per il mio decespugliatore, per la potenza che ho, 3 cavalli, questa è la configurazione migliore per me, filo da 4. Poi dovete valutare voi con il vostro decespugliatore qual è la configurazione migliore, se metterne 3 e 2 o se metterne addirittura uno solo così e uno solo dall'altra parte lasciandone uno spezzone. Non vibra assolutamente, d'altronde è stata fatta CNC, quindi è impossibile che sia sbilanciata, però volevo appurarlo e ve lo posso assicurare, non ci sono vibrazioni sull'asta. Costa 26,90 euro, la trovate sul sito del produttore, non ci sono link affiliati, non c'è nulla, quindi se vi interessa andate su Bazar Giusto e la acquistate. Mi è piaciuta molto, quindi probabilmente la utilizzerò ancora a lungo, se Bazar Giusto me la lascerà per un po' di tempo, insomma la proverò. Non sono stato pagato per fare questo articolo, questo video, e la testina a disposizione del produttore se la vuole venire a prendere, non ci sono problemi. Bene, detto questo, io vi saluto, siamo arrivati alla fine, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, condividete il video, vi auguro una buona giornata.